qui presenti e sono pronto a partire anch'io. Allora, bene, bene, saluto a tutti vicini e lontani. Allievi, non allievi, chi è per la prima volta è presente, chi già ci conosce a seguire, siamo qui tutti pronti. Allora, l'argomento che affrontiamo oggi è l'energia di vita. Freud la chiamava libido, Jung energia appunto di vita, il termine abbiamo usato oggi, ma noi in effetti nelle discipline analogiche la chiamiamo praticamente energia emotiva, emozionale. Quindi è bene che cominciamo a parlare delle emozioni, perché le emozioni sono energia. Questo è molto importante da tenere in considerazione. Del resto sono proprio l'energia di vita. Questa energia di vita come, ha una base di manifestazione che riguarda espressamente il sentimento d'amore. Quindi tutto ciò che ci appartiene in termini di sentimenti, ebbene, riguarda proprio l'energia di vita, la quale praticamente però non si manifesta solo attraverso il sentimento d'amore, ma anche attraverso il risentimento d'amore. Allora, quando abbiamo questa commutazione da sentimento a risentimento? Bene, questa commutazione avviene nel momento in cui riteniamo di ricevere un torto, ossia un'aspettativa frustrata, un sogno non realizzato, e questo ci crea delle forti reazioni. Quindi diciamo che la vita può portarci a trasformare il sentimento d'amore in risentimento d'amore. Allora cominciamo a valutare il distributore di benzina, così abbiamo un'esatta idea della funzionalità dell'energia emotiva, emozionale. Parliamo quindi del distributore di benzina, al quale la troviamo, per esempio, proprio quando noi andiamo a portare la nostra automobile a rifare benzina, rifare carburante, ecco, troviamo, diciamo, normalmente due pompe di benzina, la nera e la verde. Quindi potremmo definire, intanto già in partenza, che possono esistere due qualità energetiche, quella dell'energia verde e quella della diesel, così chiamata energia nera. Ora, naturalmente, se l'automobile ha un motore diesel, quindi tu farai il pieno con l'energia nera, ossia praticamente il diesel. Se invece praticamente vai a benzina, utilizzi la verde. Ecco, ora, come si può dire? Noi siamo ibridi con la mente umana, per cui abbiamo bisogno di tutte e due le qualità energetiche, sia quelle relative alla benzina e sia quelle relative al diesel. Perché questo avviene? Perché praticamente cominciamo a dare il nome a queste qualità energetiche. L'energia del diesel riguarda l'energia che noi chiamiamo essere energia introiettante, meglio definito con il termine intro, ecco, che sta a significare un consumo di lavoro energetico, perché il concetto di energia è quella del lavoro, in sostanza, dell'azione, del movimento, che ha come obiettivo questo intro, quindi quello di calibrare i simboli della nostra vita, persone, idee, cose di cui siamo coinvolti emotivamente. E questo coinvolgimento emotivo produce emozioni e quindi produce energia verde, quindi energia creativa. Quindi quando la persona sente di essere innamorata nei confronti di un'altra persona, è chiaro che sente e avverte che praticamente si è attivata l'energia, quella emotiva, emozionale, riguardante, si chiama proprio infert, ossia infertizzazione, l'energia infertizzante, ossia quella che crea simboli, idee, cose, coinvolgimenti emotivi, emozionali. Però per non soffrire noi abbiamo bisogno anche dell'altra energia, quella che ci permette di calibrare questi simboli che noi abbiamo creato, queste persone significative,
E non solo, badate bene, persone significative, idee e cose. Quindi anche un'idea, naturalmente, viene governata attraverso l'energia. Lei stessa, l'idea, quindi è una forma pensiero che poi prende la propria sostanza e diventa oggetto e quindi si incarna nei confronti di una persona che diventa persona significativa della nostra vita, oppure un'idea. Per cui una missione, un qualcosa a cui noi crediamo di seguire, di perseguire. Oppure addirittura una cosa, perché noi possiamo amare la nostra automobile, per esempio, noi possiamo amare praticamente la nostra casa. Ecco, quindi questa energia chiamata appunto infertizzante, o se preferite energia verde, è molto importante perché ci permette di creare cose. Infatti, l'obiettivo del sentimento d'amore è proprio quello di rendere l'ambiente, le cose, le persone a nostra immagine e somiglianza. Quindi è come se noi ci identificassimo con queste persone, con queste idee, con queste cose e diventano parte integrante di noi, come a dire la nostra casa, come a dire il nostro amore se riguarda una persona. La nostra passione, ecco, e questo è grazie al sentimento d'amore. Se non ci fosse il sentimento di amore, non avremmo questa sensazione, questa percezione di essere una cosa sola con ciò che riteniamo essere parte integrante di noi stessi. Quello che comunemente viene detto, sei l'amore mio, in sostanza, sei la mia cosa. Ora però questa mia cosa ci può far soffrire ed ecco che in questo caso noi abbiamo bisogno di un'altra qualità energetica, quella della calibratura, quella energetica che riduce il potenziale, oserei dire ipnotico o coinvolgente, della forma pensiero, sia essa idea, cosa, persona. Questa forma pensiero noi dobbiamo calibrarla perché ci fa soffrire e allora noi abbiamo bisogno di energia nera che si chiama appunto introiettante. Ecco, questi sono i due tipi di energia fondamentali per quanto riguarda la vita dell'uomo, degli individui. Il punto che noi dobbiamo tenere in considerazione è che queste due qualità energetiche nascono all'interno del dualismo esistente tra desiderio e possesso, o se preferite, praticamente tra essere e avere. Oppure praticamente tra logica, ragione e emozione o inconscio. Quindi il verso e l'inverso di ogni cosa, di qualsiasi cosa, sono due elementi fondamentali della nostra vita. In qualsiasi rappresentazione poi essi vengono espressi, che rappresentano nelle persone, ecco, in sostanza, oppure nelle cose, nelle idee. E rappresentano praticamente l'elemento scintilla importante che sarebbe appunto definito essere la relazione, la contrapposizione, la relazione contrappositiva tra il verso e l'inverso di ogni cosa, della medesima cosa. Quindi, se noi dovessimo valutare il produttore della nostra energia, e dobbiamo valutare, essere consapevoli che questo produttore sono appunto le relazioni contrappositive della nostra vita. Nel momento in cui mettiamo in relazione di contrapposizione due elementi appartenenti alla medesima classe. Come posso dire, parlo sempre in termini semplici per dare a tutti l'opportunità di comprendere il messaggio che sto esprimendo. È come a dire, mettere in relazione contrappositiva tra loro due mele, la mela A e la mela B. Sono due elementi appartenenti alla medesima classe e quindi diciamo che impostiamo in questo caso una contrapposizione analogica, come possiamo definire empatica. Empatica perché? Perché appartiene a due elementi della medesima classe. Quindi due pere con due pele, due mele con due mele, e questo è cosa estremamente tonificante, perché alimenta
l'energia del bene, ossia l'energia creativa, l'energia verde, in sostanza, quella della creatività. Ecco, però dobbiamo aver bisogno di calibrare questa energia verde e allora ecco che abbiamo quelli che vengono comunemente definite forme di reattività. Infatti poi prendete in esame un rapporto sentimentale, per esempio, no? C'è tutto questo amore e poi improvvisamente succede un qualcosa, tu vivi una percezione di realtà compressa e in funzione di questa compressità di emozione, tu cominci ad avvertire una reazione. Quindi, come possiamo dire, il legame affettivo diventa contrappositivo in sostanza. Non ti relazioni più con l'oggetto, ma metti in relazione contrappositiva l'oggetto con un altro oggetto. Ecco che subito, immediatamente, per reazione scatta la contrapposizione. Adesso non voglio fare un semplice riferimento, per esempio, a moglie e amante, in sostanza, che sono due elementi fondamentali dove praticamente può scattare questa forma di relazione contrappositiva. La verità è che però, come possiamo definire? Dobbiamo analizzare due tipi di relazioni contrappositive, quelle empatiche, ossia appartenenti a due elementi della medesima classe, ma anche quelle non empatiche. Quindi attenzione, sto parlando di due precise relazioni contrappositive, quelle empatiche, quindi una mela con una mela, e anche quella non empatica. La non empatica è una pera con una mela. Quindi una carota con una zucchina, in sostanza. Bene, questa è una relazione non empatica perché appartiene a due elementi di classe diversa. Ora, mentre la relazione contrappositiva, empatica alimenta il bene, la relazione contrappositiva non empatica alimenta il male, ossia il suo inverso. Perché ovviamente l'inverso del bene è il bene, l'inverso del bene è il male e l'inverso del male è il bene. Ora si tratta di definire quale di queste due energie devono occupare il ruolo egemone, cioè prevaricante. Quindi noi ci possiamo trovare alcune volte nella vita in cui l'energia del male prevarica sull'energia del bene. Quindi, come potremmo dire, per esempio, l'energia della salute può prevaricare la malattia, ma possiamo trovarci anche in condizione opposta, dove l'energia del male, intesa come malattia, prevarica la salute e quindi tu devi soccombere e subire il male. Quindi questo è molto importante. Esistono queste due energie, l'energia del bene e l'energia del male. Ed esistono, come si fa a produrre l'energia del bene o l'energia del male avviene proprio attraverso queste relazioni contrappositive. Se tu sei portato a effettuare, collegare insieme, intendo dire, una relazione tra due elementi empatici, tu alimenti il bene della tua vita, in sostanza, l'energia del bene, per cui riuscirai a fare, a conquistare, a ottenere, a raggiungere la progettualità delle cose che tu desideri possedere, ecco, quindi questo vuol dire energia del bene. Soltanto che se tu mi fai invece relazioni contrappositive tra due elementi non empatici, ossia ciascuno appartenente a classe diversa, ecco che in quel caso tu ricevi, produci un'energia del male. E quindi dai forza all'opposto, a quello che viene sempre definito appunto del male e non del bene. Allora a questo punto noi diciamo che dobbiamo fare molta attenzione nella nostra vita a relazionarci sempre con relazioni empatiche e non commettere l'errore di relazionarci con relazioni contrappositive non empatiche. Quindi dobbiamo
fare molta attenzione di non mettere insieme le pere con le mele, in sostanza, perché questo alimenta il male. Purtroppo, se fossimo noi a governare queste relazioni contrappositive della nostra vita, certamente non sapremmo ben gestire ed evitare le relazioni contrappositive non empatiche, ma purtroppo non siamo noi a governarle, queste relazioni contrappositive. C'è un terzo elemento a noi, dentro di noi che le governa. Quindi praticamente cominciamo ad affermare il concetto di triade, che è molto importante nella nostra mente e nel nostro agire nella vita. Come si esprime il concetto di triade? Lo possiamo esprimere attraverso questa frase: tra i due litiganti il terzo gode. Cioè, nel momento in cui si produce la relazione contrappositiva tra A e B, tra personaggio A e personaggio B, per esempio, tra idea A e idea B, se li mettiamo in relazione contrappositive tra loro, è chiaro che in questo caso c'è dentro di noi qualcosa che ci spinge a ricercare una relazione contrappositiva empatica e tante volte invece una relazione contrappositiva non empatica, che è il terzo elemento. Quindi dobbiamo cominciare a prendere in relazione la presenza praticamente nella nostra vita di un terzo elemento che è al di fuori del dualismo del bene e del male, è un po' come possiamo definire. Noi nei corsi di formazione lo definiamo essere l'altro. Pensate alla partita in gioco. Milan-Juventus, praticamente due squadre entrano in gioco tra di loro, naturalmente, e il loro scopo è solo semplicemente quello di poter uno vincere sull'altra squadra. E tutta la tifoseria è portata a patteggiare per una squadra contro l'altra. Dimenticando che c'è il terzo elemento in campo, che è praticamente l'arbitro in sostanza. L'arbitro ha un ruolo fondamentale perché è colui che governerà la partita, in quanto agisce attraverso punizioni, sanzioni. Ecco, cartellino giallo, cartellino rosso, sospensione o altro, fallo, via dicendo, annullando dei gol oppure anche addirittura emettendo dei rigori. Ecco, e quindi ricopre un ruolo fondamentale. Bene, pensate che questo terzo elemento, che noi chiamiamo arbitro nel gioco del football, all'interno della nostra mente, il terzo elemento è la nostra coscienza. Quindi cominciamo a dire che esiste il pensiero logico e razionale, il pensiero emotivo o inconscio, come preferite chiamarlo, quindi il pensiero delle emozioni, il pensiero della logica razionale, ma quando questi due elementi sono in relazione contrappositiva tra loro, automaticamente si attiva il terzo elemento che noi chiamiamo arbitro, ma in realtà per quanto riguarda la mente umana lo possiamo chiamare coscienza. Quindi, all'interno di una diade, dobbiamo valutare che la diade non è altro che un sottosistema che viene governato dal terzo elemento, sempre presente, che può essere usato come un termine generico egemone, l'egemone, ma in realtà questo egemone è quell'arbitro che definisce se la relazione contrappositiva tu ti devi agganciare nei confronti di una relazione significativa o contrappositiva, se preferite, empatica o non empatica. E allora, vediamolo in termini di rapporti sentimentali-affettivi, che forse ci capiamo meglio. Diciamo che praticamente tu hai un rapporto con una donna o viceversa con un uomo, quindi praticamente esiste un tradizionale partner. Ecco, ebbene, che cosa succede? Succede che praticamente tu hai la possibilità di mettere in relazione contrappositiva il tuo partner con un altro personaggio. Ecco, benissimo. Ora, questo personaggio esterno, naturalmente, non ha lo stesso valore
del personaggio con cui tu ti trovi in relazione. Perché praticamente il tuo partner potresti avere dei figli, per esempio, quindi svolgere un ruolo istituzionale, e mentre il terzo elemento può essere un amante, in sostanza. Quindi tu non puoi mettere in relazione contrappositiva l'amante, per esempio, con tua moglie o con tuo marito, perché quella è una relazione contrappositiva non empatica, perché riguarda due elementi appartenenti a classi diverse. E questo è importante prendere in esame. Tu devi mettere in relazione contrapposittiva praticamente il tuo partner con un altro partner, ma di pari valore. Questo è il punto, è fondamentale. Per cui spesso sei portato a creare delle condizioni che portano a sfasciare poi la famiglia, in sostanza. Inevitabilmente, il che non ci sarebbe nulla di male se praticamente hai effettuato una relazione contrappositiva empatica del bene e non del male. Questo è il punto fondamentale. La coscienza opera un ruolo di questo tipo. Il terzo elemento è la coscienza che decide quale delle due contrapposizioni A e B deve essere vincente e quale perdente dentro di voi? Ora, noi vogliamo gestire queste emozioni e questo è un fatto fondamentale. E per poter gestire queste emozioni è necessario che entriamo nell'anima delle discipline analogiche, ossia delle leggi e delle regole che governano l'emotività dell'individuo. Questo è estremamente fondamentale che sia realizzato, che sia effettuato. Quindi direi che adesso vediamo al lato pratico come questa premessa che ho fatto può avere luce e rendersi conto dell'efficienza e della capacità che ha questa relazione empatica o non empatica. Intanto per gli allievi presenti in sala virtuale dirò che praticamente il problema ordinario della vita di un uomo si basa su relazioni empatiche, mentre il problema aberrante, ossia quel problema che include il conflitto con se stessi e il conflitto con il destino, implica la spinta energetica per sì che tu possa sempre trovarti in una contrapposizione non empatica. Perché si alimenterà il problema aberrante dalle relazioni contrappositive non empatiche. Ora esistono delle frasi molto importanti che ci danno un senso a quello che diciamo. E per esempio può essere questa: nella relazione contrappositiva tra amante e figlio, vince sempre il figlio, i figli, e perdono sempre gli amanti. Questo è un dato da tenere in considerazione, sempre costantemente. Quindi nel momento in cui tu vivi un dolore perché ti trovi come osservatore a vivere un conflitto praticamente tra la tua amante o tua amante e i tuoi figli, ecco, in questo caso ci troviamo in una relazione non empatica e quindi praticamente tu sei governato dal simbolo del male, non dal simbolo del bene. Perché sei destinato al fallimento. Ecco, qui cominciamo a dare un valore importante al concetto del male. Il concetto del male è Prendo però l'insalata io. sempre un'espressione di fallimento, perché Se tu non la prepari, non andrei. non può altro che perseguire Sì? praticamente il bene. Un attimo solo, senti un po' cosa è successo, cara. Noi possiamo solo percepire il bene, non il male, assolutamente. E quindi nel momento stesso in cui ci troviamo invece a perseguire il male, vuol dire che qualcosa si è inserito dentro di noi. E questi elementi che si inseriscono nella nostra mente prendono il nome di demarcatori. Quindi la nostra coscienza, che è il terzo elemento, si serve di questi demarcatori panottici per far sì che noi, anziché prendere decisioni del bene, ci spingono al fallimento, in sostanza, a prendere decisioni del male. Ecco, questo è il punto fondamentale. E noi non ne siamo consapevoli,
Noi viviamo poi il dolore per le cose che non vanno come dovrebbero andare. Tant'è vero che questo concetto apre l'argomento rammarichi e dispiaceri. Quindi potremmo definire che in noi non esiste solo il sentimento d'amore e il risentimento d'amore, ma esiste anche il rammarico e il dispiacere. E allora, che cos'è il rammarico e il dispiacere? E praticamente è la commutazione dell'energia del bene in energia del male. Automaticamente, quando praticamente la relazione contrappositiva tra la ragione e le emozioni diventa guerra dentro di noi, per cui si inseriscono i demarcatori della coscienza. Questi demarcatori della coscienza si manifestano in noi attraverso il disturbo ossessivo compulsivo oppure attraverso il disturbo maniacale persecutorio. Il disturbo ossessivo compulsivo è quel tipo di disturbo che ti porta a dover fare le cose malgrado il fatto che tu non vorresti fare. Quindi potremmo definire che il disturbo compulsivo ti porta a dire di no, anzi no, ti porta a dire di sì quando avresti voluto dire di no, in sostanza. Mentre il disturbo maniacale, persecutorio, è quello che ti porta a dire di no quando avresti voluto dire sì. Perché il disturbo maniacale persecutorio si basa praticamente sulla paura. Pertanto la paura ti impedisce di realizzare i tuoi sogni. Ecco, quindi tu non te ne accorgi, ma il tuo modello comportamentale non è per vincere, ma per perdere in sostanza. Ti spinge appunto a questa relazione contrappositiva non empatica. Quindi attenzione, ogni volta che vi trovate in relazioni contrappositive non appartenenti alla medesima classe o al medesimo genere, quindi vuol dire che c'è un demarcatore dentro di voi che agisce e vi porta a porvi in relazione contrappositiva di tipo non empatico, in sostanza, perché il demarcatore si alimenta proprio da questi insuccessi della vostra vita che sopraggiungono nel momento in cui mettete in relazione tra di voi zucchine con patate, insomma, per capirci in termini semplici. Ora, per fare modo che si possa capire quello che noi diciamo, in termini pratici, direi di iniziare le sperimentazioni, perché poi continuerò la spiegazione con le sperimentazioni stesse che facciamo. Quindi prego Arianna adesso di porci di fronte a un esperimento. Crei tutte le condizioni, Arianna, necessarie affinché questa... Allora, vi chiedo tutti quanti voi, persone che sono interessate a realizzare questi esperimenti, adesso facciamo attraverso le discipline analogiche, ossia il dialogo con il vostro inconscio, alzino la mano e quindi iniziamo la nostra esperienza. Adesso la... Abbiamo sicuramente Domenico, se disattiva l'audio. Chi è Domenico? Alzi la mano, vediamo. Dove sta Domenico? Fammi vedere. Dove sta Domenico? Allora vediamo, perché poi tanto ce lo darà a tutto campo. Lo vediamo perché ce lo darai a tutto campo. E in modo così per tutti è possibile vedere Domenico a tutto campo. Ok, lo puoi allargare. Eccolo qua. Vedi. Lo vedono tutti così, diciamo, ampliato. Voi sapete cosa dovete fare per tenere in primo piano Domenico come questo. Allora, Domenico, bene, parla pure, tu mi senti? Sì, benissimo. Benissimo, Domenico. Allora, tu già ci conosci, conosci le DAB, le discipline analogiche? Sì, certo. Bene, allora ti sottoponi questo esperimento, vero? Facciamo insieme un esperimento. Certo. Benissimo, allora mettiti in piedi così facciamo capire subito. Io poi spiegherò queste relazioni contrappositive, però bene, bravo Domenico, perfetto. Senti Domenico, dimmi una cosa, quanti anni hai? 46. Ok.
io scrivo 46 anni, stiro alla linea del tempo, la metà di 46 è 23, benissimo, ok. E iniziamo il nostro lavoro. Adesso le persone che ci vedono la prima volta devono solo osservare, perché a spiegare tutto non è possibile. Solo, magari imposteremo degli incontri, argomento per argomento, oppure se siete interessati poi ci sono i corsi di formazione. Ma adesso io passo tutto come se stessi in aula, in sostanza, con il nostro Domenico. Allora, Domenico, inizia a muovere la mano destra come se stessi contando dei soldini. Sai, questo movimento che il pollice accarezza le punte delle altre dita. Continua. E come potete osservare, signori, vedete che Domenico sta andando indietro con il corpo. Ecco che ha attivato subito un'energia. Oh, questa energia viene però rifiutata, vedete? Dice no, l'inconscio dice io non voglio questa energia. Bene, adesso rimettiti in posizione e muovi il braccio sinistro, che noi non vediamo, ma lui fa la stessa cosa con le dita del braccio sinistro. E vediamo che succede, diamo un po' di tempo. Bene, sta caricando, continua ancora, continua. Quindi stiamo pompando dell'energia. Allora, ecco, ci sono due tipi di energia. Il braccio destro rappresenta l'energia diesel, quello che caliva, perché è il braccio della ragione, mentre il braccio sinistro è il braccio del cuore, ossia delle emozioni. Quindi diamo servizi sia all'uno che all'altro. Bene, ora fermati, Daniele, cioè Domenico, fermati un attimo e iniziamo il lavoro. Attiviamo il codice del sì e del no attraverso il nome vero e il nome falso. Allora, quando parlerò con te dirò caro Domenico e tu mi rispondi. Quando dirò caro inconscio, chiamiamo così quest'altra parte di noi, la parte emotiva e istintuale, e tu non rispondere, però devi ascoltare attentamente le domande che io farò al tuo inconscio e devi attendere le risposte istintive che l'inconscio ci darà attraverso questa naturale istintiva spinta del tuo corpo ondulatoria in avanti o indietro. Bene, chiudi gli occhi, rilassi e iniziamo il nostro lavoro. Quando avrò bisogno invece di parlare con te, scusa, rimanere a questa informazione, ti chiamerò per nome, dirò caro Domenico. In quel caso noi parliamo insieme, ossia tu rispondi alle domande. Bene, procediamo, caro inconscio, quindi taci e ascolta. Vero o falso che ti chiami Domenico, sì o no, attendo risposta. Se sì, mi spingi istintivamente il suo corpo in avanti, altrimenti indietro. Ecco, caro inconscio, vero o falso che ti chiami Francesco? Il tuo nome è Francesco, sì o no, attendo risposta. Ecco, allora, avete visto che Domenico, forse non so se ha fatto precedenti esperienze, però certamente le persone che ci vedono la prima volta devono prendere atto che presente in noi c'è un ente intelligente. E questo ente intelligente, che non è la nostra parte logica, ma è la nostra parte emotiva e istintuale, non solo esiste perché spinge in avanti e indietro il corpo di Domenico, ma come se non bastasse è anche intelligente perché sa definire il nome vero dal nome falso. Quindi entra perfettamente all'interno del dualismo, del vero o del falso, del buono e del cattivo. Insomma, all'interno del dualismo della mente umana. Siamo perfettamente all'interno. Senti, Domenico, ti chiedo solo che tu puoi così riferire alle persone che ci osservano, ci ascoltano. Tu hai avvertito che a nome vero qualcosa... Perché sei andata in avanti? Ecco, voglio che dai tu la tua rappresentazione. Cosa hai avvertito? Ho avvertito una spinta in avanti in una forma normalissima, cioè senza né forzare né anteporre energia. Se perfetto. In avanti da solo. Esatto, esatto. E poi indietro al contrario, quando il nome era fatto. Ecco, questo. Quindi Domenico sta riconoscendo che c'è attivato un'energia, una forma emotiva dentro di sé che ha la possibilità di dimostrare l'esatto nome vero e nome falso. E adesso ci passiamo proprio, si chiama codice di metacomunicazione del sì e del no, perché andiamo a chiedere altre cose. Richiudi gli occhi e rilassati e ti chiedo, caro inconscio,
l'inconscio di Domenico, ovviamente. Hai gradito di più lo stimolo fatto con la mano destra o con la mano sinistra? Hai gradito di più lo stimolo con la mano destra? Io no, attendo risposta. Quindi ho fatto una domanda al suo inconscio, ho detto che per caso hai gradito più lo stimolo energetico della mano destra? E lui mi dice di sì. Adesso chiedo al contrario, per avere verifica. Caro inconscio, hai gradito invece di più la mano sinistra, l'energia prodotta con la mano sinistra? Sì o no? Attendo risposta. Ecco, vedete? Vedete che ci dà esattamente la preferenza l'inconscio e ci dice ho bisogno di energia con la mano destra perché è inferiore l'energia della mano destra perché ha troppo energia con la mano sinistra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si coinvolge troppo e ha poco controllo sulle proprie emozioni. Quindi l'inconscio ci chiede che la destra sia rafforzata. Ossia, voglio più energia introiettante, dice, per calibrare le emozioni della mia vita, dice, perché se ne vanno per conto proprio. Benissimo. Ok, prendo atto di questo e dico, poiché mi denuncia il destro, mi dice che Domenico si trova di fronte a una crisi dell'essere, meglio definita crisi di identità. Quindi una crisi dell'essere autoattributiva. Mi dice il tuo inconscio, Domenico, che tu non ti ami abbastanza. Questo è il punto. No? Non hai fiducia in te stesso. Ecco, non ti affidi a te stesso. Questo è il punto. Va bene, e purtroppo questo sì. Quindi dice, rafforziamo questa... Poi l'essere vuol dire il controllo delle emozioni, capisci? Può trovarsi al contrario nella crisi dell'avere, che la parte logica, troppo iperlogica, non lascia le emozioni libere a espandersi, a manifestarsi. Tu invece ti trovi al contrario, quindi a una crisi dell'essere perché non riesci a far sì di controllare queste emozioni, per cui cadi in forte sofferenza e disagio. Ok, adesso vediamo se tutto questo, attenzione a quello che sto dicendo adesso, lo dico anche a Domenico, quindi vale per tutti, adesso valutare se questa crisi dell'essere, che è l'essenza di qualsiasi problema che Domenico vive nella sua vita, quindi l'essenza vuol dire l'animus, di qualsiasi suo problema, dobbiamo prendere atto se si manifesta con un problema ordinario di vita quotidiana oppure un problema patologico, ossia di aberrazione. In altri termini, dobbiamo vedere se c'è l'interferenza di un demarcatore. Questo è il punto. Un demarcatore ipanottico di cui parlavamo prima. Perché se c'è la presenza di un demarcatore ipanottico, lui si trova in queste condizioni per... il demarcatore lo spinge a fare, a soffrire per relazioni contrappositive non empatiche. Ecco, questo è il punto. Se invece non c'è il demarcatore e lui si trova in problema ordinario, non si trova in problema patologico e quindi in dolore, di sofferenza sintomatica, ecco che in questo caso praticamente non ci troviamo di fronte a relazioni non empatiche, quindi non c'è l'energia del male che è prevaricante rispetto all'energia del bene. Adesso lo vediamo al lato pratico. Ho fatto solo una premessa, Domenico. Iniziamo il nostro lavoro adesso. Cari inconscio, tu sei la nostra luce, tu sei la nostra illuminazione. Ti chiedo la causa di questa crisi dell'essere presente in Domenico. Risiede, primo punto, in un conflitto genitoriale? Sì o no? Attendo risposta. Praticamente un conflitto dei genitori, storico, conflitto genitoriale, e ti dice di sì, devi se la mandare avanti. Andiamo avanti. Adesso stiamo facendo la parte diagnostica del problema olistico. Secondo punto, oltre a questo conflitto genitoriale, poi nella vita ti ha comportato difetti, disagi, difficoltà nella gestione delle relazioni significative della tua vita? Sì o no? Attendo risposta. Sì. Ecco, attenzione,
le relazioni significative della sua vita hanno avuto delle difficoltà a causa di questo conflitto genitoriale. Bene, abbiamo preso atto di questo. Terzo punto, in questo momento della tua vita sei in conflitto con te stesso? Sì o no? Attendo risposta. In questo momento della tua vita sei in conflitto con te stesso? Bene, benissimo. Stiamo vedendo se c'è problema di aberrazione. Il problema di aberrazione si può manifestare sia nei confronti di un conflitto con se stesso e sia un conflitto con il destino. Adesso io chiedo, cari consci, in questo momento della tua vita sei in conflitto con il destino? Pensando di avere un destino avverso, contrario, negativo? Sì o no? Attendo risposta. Positivissimo, positivissimo. Mi dice che non ci sono demarcatori. Ora però devo valutare se ciò è vero o se il meccanismo di difesa ha tentato di nascondere la presenza di un sintomatico. Come faccio a valutarlo? Adesso lo vedo subito. E dico, caro inconscio, in quale di questi tre punti vuoi che interveniamo? Perché tu stai vivendo, da come mi dici, un problema ordinario di vita. Sono tre i possibili problemi. Un attimo solo, perfetto. Primo problema può essere uno sblocco sentimentale affettivo. Per risolvere il tuo problema, la tua sofferenza, caro inconscio, desideri che si attivi uno sblocco sentimentale affettivo? Sì o no? Attendo risposta. Ossia, liberarti e vivere delle emozioni a livello sentimentale e affettivo. Esiste questo problema. Secondo punto, vuoi sbloccare rapporti sessuali ed passionali edonistici? Sì o no? Attendo risposta. No? Benissimo. Terzo punto, autorealizzazione, lavoro, professione, benessere economico. E qui dove vuoi lavorare fortemente? Bene, ci dà due preferenze. Nel problema ordinario di vita ci dice sia in relazione ai rapporti sentimentali affettivi e sia nell'autorealizzazione, lavoro e professione. Certo, e conferma adesso con la spinta in avanti. Ti chiedo, caro inconscio, quale dei due punti vuoi dare la precedenza, l'urgenza, la precedenza in questo momento? Vuoi che ci occupiamo dei rapporti, dello sblocco rapporti sentimentali affettivi? Sì o no? Attendo risposta. Vuoi che ci occupiamo dello sblocco autorealizzazione personale e lavorativa professionale? Benissimo. Quindi vuole puntare sull'autorealizzazione. E allora passiamo subito alla prima domanda. Caro inconscio, qual è l'evento accaduto nella tua vita che se non si fosse verificato, tu oggi non ti troveresti in queste condizioni di blocco autorealizzativo? Riguarda espressamente un evento accaduto, prendo la metà degli anni di Domenico, quando avevi un'età inferiore ai 23 anni, la causa di questo disagio? Avevi un'età inferiore ai 23 anni? Sì. Andiamo all'anno esatto. Avevi un'età dai 15 ai 23 anni quando accadde un evento che ne fu responsabile? Sì, avanti, benissimo. Andiamo a restringere. Periodo 15-18 accadde questo evento. Ci siamo proprio, quindi segniamolo anno per anno adesso. Avevi 15 anni? No? 16 anni? Eccolo qui, avevi 16 anni. Fu in relazione al soggetto maschile la causa di questo disagio a 16 anni? No, fu in relazione al soggetto femminile.
Esatto, tale soggetto femminile, considerato l'età 16 anni, fu la mamma? La tua mamma? Sì o no? Eccolo qua. Mi dà il primo personaggio, del resto era partito primo punto, conflitto genitori, se vi ricordate. Ed ecco che esce fuori la mamma, sì, benissimo. Adesso io vado a fare una sommatoria matematica. Faccio 16 anni, che è l'età che è stata denunciata dall'inconscio, più 23 anni, che è la metà degli anni della persona, e mi risulta 6, 3, 9, 2, 39 anni. E riporto questo dato adesso a Domenico, meglio all'inconscio di Domenico, e chiedo, caro inconscio di Domenico, mi risulta da un computo matematico che a 39 anni della tua vita tu ti sei trovato nelle medesime condizioni emotive che hai vissuto a 16 anni con la mamma. Bene, avevi questa volta 39 anni, fui in relazione a soggetto maschile la causa di questo disagio a 39 anni? Sì o no, attendo risposta. Mi confermi, soggetto maschile, 39 anni, sì o no? Sì. Riguarda settore sentimentale affettivo, per cui un antagonista, non lo so, chiedo. Tale soggetto maschile, può un antagonista? No. 39 anni, riguarda il tuo papà? Se mi confermi che il tuo papà, consiglio, gli fai fare un passo in avanti, se mi confermi papà, proprio lo sposti, sì o no? Riguarda il papà? Ecco, Domenico, puoi dire cosa hai avvertito adesso? Dai l'esatta sensazione a tutti quanti gli allievi. Su questa ultima domanda del papà a 39 anni. Questo venire avanti, come l'hai avvertito? Perché è stato forte. Una spinta molto più forte, tanto da non stare in equilibrio e essere portato in avanti. Quindi una spinta in avanti. Perfetto, era questo che volevo dire. Ok, rimettiti in posizione perché andiamo avanti con il terzo elemento. E adesso andiamo alla triade, vedete che non prendiamo in esame due elementi, ma tre elementi. Il terzo elemento lo ricaviamo facendo la sommatoria tra 39 più 16 e diviso per 2. Poi queste cose le studiate nei corsi, comunque io 9, 6, 15, 3, 4, 1, 5, 39 più 16 mi dà 55. Arrotonda 56 diviso 2. 2, 2, 4, 2, 8, 16. Mi risulta che circa, anno più, anno meno, perché c'è l'arrotondamento, a 28 anni della tua vita ti sei trovato di fronte a un sogno infranto. 28 anni della tua vita. Tale sogno infranto, responsabile di questo sogno infranto, fu un soggetto maschile? Avevi 28 anni. Adesso lui ti risponde, perché risponde l'inconscio, non risponde Domenico, sia ben chiaro. Dice no, no, fu un soggetto femminile, caro inconscio, sì o no? Ed ecco che ci dà soggetto femminile. Fu una partner, 28 anni. Bene. Mi puoi dire il nome che ti viene? Adesso chiedo a te, Domenico. Chi potrebbe essere partner 28 anni? Chi frequentavi? Antonella. Vediamo. Chiedi tu all'inconscio, dici, caro inconscio, è per caso Antonella, chiediglielo tu, così gli allievi capiscono che alla base di tutto c'è la possibilità poi che siate voi stessi a comunicare con il vostro inconscio. Vai, chiedi tu. Era Antonella soggetto. Interessato? Che tu puoi celebrare? Sì o no? Attendo risposta. È proprio Antonella. In parole povere, non ti chiedo
per la mamma, che poi semmai dopo vedremo, né per il papà. Ma su Antonella, che elemento esterno alla famiglia, lo devo chiedere. Cos'è stato per te Antonella? Che cosa rappresenta? Un biglietto da visita. Chi è Antonella? Diciamo che è stata una relazione clandestina. Una relazione clandestina. Sì, basta così per ora, va bene, è importante. Allora, signori, adesso attenzione a una cosa. Lui, Domenico, è venuto avanti con il braccio destro, per cui soggetto maschile, Domenico, è di identificazione, questo è importante, eterosessuale. Sei d'accordo, Domenico? Non lo so, chiedo perché non ti conosco. Dice di sì, riconosco. Quindi, in questo caso, Domenico avrebbe dovuto, anzi no, avrebbe dovuto, Domenico teme l'antagonista, questo è il punto, teme l'antagonista, guardate l'inconscio. Ora, che cosa succede? Succede che l'esperienza dominante, che è quella che tu mi hai dato all'età di 28 anni, invece c'è un soggetto femminile, quindi c'è una relazione non empatica alla base del problema, perché tu, cioè, dovresti imputare a un soggetto maschile la causa del perché ci fu un sogno infranto e non allo stesso soggetto femminile. Allora io ti chiedo, non sapendo nulla, per caso questo rapporto è andato in crisi a causa della presenza di un soggetto maschile? Chiedo a te, caro, che tu ti ricordi. C'è stata una forma di gelosia oppure praticamente o altro, insomma un sospetto da parte tua, oppure effettivamente hai accertato la presenza? Non lo so, dimmi tu, Domenico. Quanto pensi che ha inciso questo sospetto nel condizionamento della relazione? Un buon 80-90%. Avete visto, signori? Allora ecco che lì ci viene a dire che per evitare, lui non vuole accettare che il suo conflitto è con l'antagonista e che lui deve essere vincente con l'antagonista, invece ti senti perdente con l'antagonista e tu cerchi nel soggetto femminile, oggetto di desiderio, la possibilità che ti difenda e rimani sempre tradito, caro mio. Questo è il punto da tenere in considerazione. Ma non pensi quanto incide poi sulla sicurezza della tua vita tutto questo? Devi ritornare ad avere la consapevolezza che la causa del perché ci fu il conflitto con la tua mamma fu a causa del papà. Devi un po', guarda l'inconscio, guarda che fa. Ecco, guarda, ma ti dico un altro più. Caro inconscio, è vero o non è vero che Domenico ha paura dell'antagonista, sì o no? E questo lo porta a fare relazioni non empatiche. Esatto. E adesso io ti chiedo, se è vero questo, gli fai piegare le ginocchia, spingendo il suo corpo in avanti, senza che si faccia del male, girando su se stesso, fino a farlo cedere in basso, a toccare con le mani il pavimento. Senza che gli fai del male, proteggi tu. E quando avviene questo, anzi no, senti Domenico, c'è una sedia vicino a te adesso? Mettiti con la sedia dietro, se è possibile, meglio. Perché altrimenti non ti vediamo neanche noi. Allora rimettiti in piedi, no, rimettiti in piedi. Sai dietro che c'è la sedia, eh? Caro inconscio, se è vero il problema dell'antagonista, e adesso vedete l'effetto del demarcatore ipnotico, perché esiste il demarcatore ipnotico in lui? Esiste perché non c'è conformità, non c'è il rapporto empatico. Attenzione a quello che dico io, tra turbamento base, che è quella della scelta del braccio destro sinistro, e turbamento relativo, che è il personaggio dominante del pensiero che ha detto Antonella, 28 anni, del sogno infranto. E allora lui deve avere la consapevolezza che non deve più chiedere alla donna di difenderlo dall'antagonista. Devi essere tu, Domenico, essere in grado di avere la forza necessaria per difenderti dall'antagonista e non lo devi temere. Mettiti in posizione, dico, se è vero che l'inconscio quello che dico, adesso gli realizzi la fenomenologia
tale che lo porterai a superare questo evento. Gli fai piegare le ginocchia in basso e lo spingi a mettersi seduto sulla sedia. Quando questo avverrà, lo spingi tu indietro, in basso e poi sulla sedia. Quando toccherà la sedia, lo manderai in uno stato di sonno profondo. Ecco, io conto sino a 5. Se è vero che c'è la paura dell'antagonista, che lui non vuole accettare che sia così e si arrampica sulla donna, fagli piegare le ginocchia fino a costringerlo a mettersi seduto e quando tocca la sedia lo fai addormentare completamente facendo scendere in basso la sua testa. A 5. Ecco, mi sto avvalendo del suo demarcatore, signori. Il demarcatore ipnotico presente in lui. Conto sino a 5 e tu dormirai nel passato dell'antagonista tra mamma e papà. Triangolo, tu, mamma e papà. E rivedi tutto ciò che ti è accaduto di trauma quando eri bambino. Esattamente età 16 anni, tra altre cose. Quindi dai 15 anni poi, stiamo parlando dei 3 anni delle scuole praticamente superiori, sì. 1, 2, 3, 4, 5. E da questo momento qualsiasi persona che ti chiamerà, tu non potrai rispondere. Non riuscirai a rispondere perché più ti chiama e più ti addormenterai. Solo la mia voce ti porterà al risveglio e ti sentirai bene come mai sei stato. Allora, Arianna, pensaci tu a sollecitarlo. Stimola, vedi se lui ti risponde. Chiedi il suo nome, a voce molto forte. Come ti chiami? Ecco, quindi vediamo se il demarcatore mi rispetta e per raggiungere l'obiettivo... Puoi alzare la consenso. Testa? Non ti vediamo, alza la testa. Insisti ancora di più, insisti, Arianna. Alza la testa, non ti vediamo. Non ti trovano. Domenico? Niente, sei fuori dallo schermo. Vi state rendendo conto della potenza del demarcatore che lo porta a fare queste... lui è l'osservatore, mette in relazione soggetto femminile sempre col soggetto maschile, capito? E questo è al servizio del demarcatore, ossia del male. Questo è il punto, che sto cercando di spiegare la premessa iniziale, che io mi rendo conto che è una premessa che non potete, nessuno può comprendere se non la vive. Perché noi siamo sui sistemi logici, razionali, e non può essere... Solo chi ha un'esperienza magari esoterica è in grado di capire quello che stiamo dicendo adesso noi, e dimostrando poi tra le altre cose. Bene, avevamo detto che il demarcatore avrebbe risposto a un mio segnale. Caro demarcatore, ora riusciremo a ottenere questo risultato... al mio 3 fai alzare la testa al nostro Domenico, ecco, e non farai sentire bene come mai è stato. E potrai rispondere e ritornare normale a tutti quanti noi. 1, 2, 3. Domenico, puoi aprire gli occhi. Attendiamo che questo avvenga. Vuoi parlare con me, Domenico? Puoi muoverti, apri gli occhi, Domenico, avanti, alza sulla testa, sempre di più. Non ti posso lasciare ancora in queste condizioni, cioè dobbiamo andare avanti, però il servizio te l'abbiamo dato, demarcatore, poi te lo darà lui adesso a seguire, stai tranquillo. Quindi riportalo allo stato di veglia, avanti ora in questo momento. Poi ci racconterà tutto quello che ha vissuto. Grazie, demarcatore. Apri gli occhi, Domenico. E raccontaci tutto quello che hai vissuto. Fai una lunga respirazione, caro. C'è stato forte stato emotivo, me ne rendo conto. Ma era quello giusto, perché ti ho tirato fuori quello che avevi dentro. Ecco, fai così. Puoi prendere un bicchiere d'acqua? Ti avvicino?
puoi alzarti e prendere un bicchiere d'acqua, fallo pure, vai pure fuori schermo, prendi un bicchiere d'acqua e poi ti rimetti seduto e ci racconti quello che hai vissuto. Nel frattempo dico a voi, cari allievi qui presenti, vi rendete conto della potenza? Adesso io, per portare domenica una condizione di non poter fare più, non agganciarsi più a relazioni contrappositive non empatiche, è necessario che praticamente il sogno possa avere un personaggio del medesimo sesso di appartenenza. Se avesse detto sinistra andava bene Antonella, ma lui ha detto destra, quindi mi dice subito l'antagonista, quindi doveva essere persona che blocca la propria autorizzazione, doveva essere un soggetto maschile, l'antagonista. Allora, cominciate a prendere atto che esiste la rimozione. Cioè, lui rimuove il vero problema e pensa che il problema sia il soggetto femminile, capisci? Portando a una crisi enorme nella sua vita. Bravo, vedo Domenico che stai comprendendo quello che sto dicendo. Mi fa piacere. È perfettamente così. Io ho sempre dato la responsabilità alle donne della mia incapacità di gestire l'antagonista, di gestire il maschio. Ho sempre preteso di che fossero loro a difenderti. Usiamo questo termine. Sì, esatto. A difendere me il rapporto. E ricordati sempre un assioma delle discipline analogiche: chi chiede è perdente, chi sa ottenere è vincente. Questo è il punto. Purtroppo chi supplica o chi chiede sarà sempre perdente. Ecco, ma tutto questo però avviene perché praticamente il tuo arbitro, chiamata coscienza, purtroppo riguarda la collisione con i tuoi genitori, il codice etico genitoriale, ti porta inevitabilmente al fallimento. Questo è un fatto fondamentale. È una relazione contrappositiva non empatica. Senti, raccontaci un po' a livello fenomenologico che cosa hai vissuto, come l'hai vissuto. Nel momento in cui mi hai portato all'indietro, cioè mi sono sentito spingere prima all'indietro e poi fatto cadere sulla sedia, piano piano ho perso un po' la cognizione del tempo e anche, bravo, sì, la cognizione del tempo e anche dello stato fisico, anche se riuscivo ad ascoltare benissimo quello che diceva Arianna, ma non riuscivo a fare nulla in sostanza. Esatto. Poi quando mi hai riportato di nuovo su, sentivo come il bisogno ancora di rimanere giù e sentivo la testa schiacciata a terra come se... Proprio un peso ancora. Anche malgrado le sollecitazioni, ti sentivi pesante. Sì, assolutamente sì. E quando poi mi hai detto rialzati per la seconda volta, quando mi hai portato alla sicurezza di avere il servizio, allora ho sentito la testa alleggerirsi. E come se mi fossi liberato da quel peso e fossi uscito fuori, quindi non ho più sentito il peso dietro. E... Bene, Domenico, mettiti in piedi, perché chiediamo adesso l'effetto, adesso è una comunicazione che faccio col tuo inconscio. Bene, cari inconscio, noi abbiamo celebrato quello che tu ci hai detto di celebrare, abbiamo preso atto che sei costretto a relazioni contrappositive nella tua vita, non empatiche, perché sei attirato da questi tipi di contrapposizioni, perché ti danno l'energia del male. Certo, gli studi sono molto più approfonditi su questo campo dell'energia, insomma, che comunque faremo insieme, perché adesso Arianna ci dirà i prossimi appuntamenti, come li gestiamo. Ora però volevo darvi anche la possibilità, scusate, l'aria condizionata, di farvi capire che esiste questa dimensione, questa terza dimensione, e noi di cui non siamo a conoscenza, ma la dobbiamo gestire, la dimensione dei demarcatori. I demarcatori panottici sono presenti in noi e ci governano,
e ci portano all'energia del male e quindi al dolore, quello che noi chiamiamo dolore, sofferenza. Ecco, e allora solo un intervento così alle origini del problema ci può risolvere. Cari inconscio, quanto abbiamo ridotto il problema di Domenico, ossia il tuo problema, quello dello sblocco autorealizzativo? L'abbiamo ridotto più del 50% con l'azione che abbiamo fatto oggi? Sì o no? Attendo risposta. Ecco, vado avanti perché voglio il dato esatto di quanto una sola, guardate, ha confermato di quanto una sola applicazione ha funzionato. L'abbiamo ridotto del 60%. Ci fermeremo quando dirà no l'incorso. E dice ancora sì, signori. Dice ancora sì. L'abbiamo ridotto del 70%. E questa è la prova della verità, signori. Vedete che va indietro al 70%. Noi abbiamo ottenuto il 60% di catarsi, di alleggerimento. Vi sembra poco il 60%? È tantissimo. Guardate, dico, cari inconscio, sei contento di questo risultato che abbiamo raggiunto oggi? Attendo risposta. Vedete, lo spinge in avanti, vedete? E Domenico avrà un alleggerimento del 60% delle sue sofferenze. Bravo Domenico, un applauso da parte mia, da parte di tutti i nostri allievi. Ottimo lavoro. Ecco, avete visto la procedura. Vogliamo aprire un po', perché sono ormai 5 minuti. Possiamo parlare di questo caso. E mi ridai in aula virtuale, Arianna, e rispondiamo ad alcune domande che i nostri allievi qui presenti vogliono fare. Attendo le vostre domande. Sapete che dovete... aprire, no? Come si dice, Arianna? Sì, sì, sbloccare l'audio. Sbloccate da soli l'audio per le domande. Per chi vuole parlare. Nel frattempo saluto Francesca, non l'avevo vista. Ciao Francesca, ciao caro. C'è qualcuno che vuole fare... Posso? Sì, certo. Posso, Stefano. Questa seduta perfetta, tutta, è andata tutto come doveva andare. Secondo la metodica da te ormai più che studiata. Sì, parla il dottor Albano, presente a Pescara. Prego. Ah, sì, grazie. Saluto a tutti, ovviamente. Il demarcatore non lo hai evidenziato. Sì, nel senso che l'ho utilizzato. Mi aspettavo questo, non lo hai, non è, sì. Non serviva? O c'è no, un no, serviva, è che non volevo okay. Dare molto ostacolo. Per poter okay. Tirare fuori il demarcatore, in questo caso... E io avrei dovuto dividere, adesso scusate per tutti gli altri quello che dico, la metà degli anni, quindi sarebbe 23, diviso 2, facciamo 12, via per eccesso. Sì, capita. 12, 39 più 12, vediamo se 39, 49, siamo fuori. 12 più 6, andiamo a 4 anni. Praticamente, purtroppo, devo affermare a Domenico che il demarcatore è maniacale e persecutorio. Pertanto riguarda praticamente alla base il problema della non accettazione da parte di un genitore. Se potete darmi un attimo Domenico ancora, vi dimostro questo che il dottor Altabano ci ha chiesto. Ecco, va bene, lo faccio adesso così. Domenico, va bene anche così. Mettiti in piedi un attimo, ecco, per l'ondulazione e dammi l'ottica. Ecco, così va bene, anche se rimani piccolo va benissimo così. Allora, caro inconscio, mi risulta che all'età di 4 anni tu hai avuto la percezione che poi si è conclamata con il tempo che uno dei due genitori non ti ha accettato all'atto della nascita. Quindi non ti ha accettato quanto tu avresti voluto esserlo accettato. Quindi riguarda il legame affettivo. Ti chiedo, chi di due genitori hai avuto il dubbio di non essere stato accettato quanto tu ne avevi bisogno? Il papà? Vediamo che cosa risponde l'inconscio. Sì, chiedo conferma al contrario, sempre per avere sicurezza. La mamma? Ecco,
Quindi praticamente il demarcatore è il suo papà. Il suo papà che si incarna nell'antagonista poi della vita. E quindi il sintomo è la paura. Domenico, tu accusi delle, hai accusato delle paure a sotto. È vero o falso questo che dico io? Vero. Ecco, vedi, subito così. Perché il demarcatore maniacale persecutorio che agisce proprio in funzione di metterti paura, in sostanza, nel compiere le cose, nel fare le cose. E così mi confermi, Domenico? Sì, è così, è perfettamente così. Ecco, benissimo. Allora, altre domande che ci sono? Se è presente, mi fa piacere, Francesca, che possa fare una domanda, se ritiene opportuno, per dare agli allievi maggior contributo. Cara Francesca, nel modo come tu sai bene dare questo... Allora... Mi è piaciuto il passaggio in cui tu hai citato il fatto che Antonella, se non sbaglio fosse il nome, in realtà celasse un testimone di sesso maschile. Esatto. Quindi rende molto bene l'idea di cosa significa avere un bersaglio falso, ok? Sì. Cioè il fatto che ci fosse appunto Antonella come finto bersaglio va a celare il reale problema che ha invece Domenico con la figura dell'antagonista. E perfetto. Quindi io personalmente trovo che questo sia un passaggio molto affascinante che fa capire molto bene, soprattutto agli allievi che... Certo. Fa capire molto bene agli allievi che un po' chiaramente sono già all'interno del sistema quanto in realtà ci siano un sacco di inganni che vengono prodotti dall'individuo pur di ammettere il reale problema e comunque la propria debolezza. Tu non ammettere esatto. La propria debolezza. Sì. Esatto, e quindi perdere la propria dignità. Quindi questo è, a mio avviso, uno dei passaggi più affascinanti degli ultimi studi tuoi, quindi volevo condividere anche con gli altri allievi questo mio pensiero personale. È importante, è fondamentale. Questo è uno studio che mi ha preso per un anno intero, in sostanza. Certamente ricevo circa 13 persone al giorno, quindi voglio dire, oltre alle attività didattiche, via dicendo, è in pieno ritmo l'attività praticamente di analisi, di ricerca, in sostanza, riguardo, sono arrivato veramente, dopo 50 anni di studio, a una condizione veramente importante, ecco, che rende molto più rapido il tempo di risoluzione del problema. E pensate che se mi seguite attentamente, ci potete tranquillamente da solo poi dopo poter applicare queste cose. Bene, Francesca, un'altra cosa, mi puoi dire il grado di difficoltà che può avere l'allievo oltre al professionista analogista, va bene, il quale può addirittura aprire uno studio, ricevere, fare consulti con il titolo acquisito e altre cose ancora. Ma per quanto riguarda la crescita personale, il grado di difficoltà della persona ad attuare su se stesso queste procedure, puoi dare il tuo contributo a dire quale difficoltà può incontrare? Allora, sicuramente quello che posso dire è che la difficoltà maggiore sta nella resistenza appunto a livello razionale all'accettazione di comunque l'esistenza di una, tra virgolette, verità che molto spesso ci viene celata culturalmente proprio a livello educativo di quello che ci viene impartito. Quindi ci viene insegnato che comunque l'istinto è qualcosa di cui diffidare perché i moti dell'istinto sono incontrollabili e quindi per nostra natura siamo abituati insomma a scansare tutto ciò che ci fa perdere il controllo, ok? Quindi sicuramente in un'ottica di crescita personale la prima difficoltà in assoluto è quello di accettare l'esistenza di quelle che noi chiamiamo verità, perché comunque io dico sempre una cosa, una volta che si entra a contatto con le discipline analogiche o comunque con l'ottica benemeliana è difficile veramente fare il passaggio a ritroso. Cioè tu puoi accettare, cioè puoi non accettare di guardare le cose in quella maniera lì, ma non puoi negarne l'esistenza a quel punto. Quindi è un qualcosa che non ti permette poi di fare il passaggio all'indietro, cioè tu puoi nasconderti, però non puoi negarne l'esistenza. Esatto, quindi ci sono delle resistenze culturali esatto, a determinare esatto. Purtroppo questo fatto. Cioè nel senso di non abbandonare mai la logica, il controllo logico e razionale. Esatto.
che è un po' naturale come meccanismo, cioè non è una colpa, è semplicemente ciò a cui siamo abituati, quindi siamo stati impostati a ragionare proprio attraverso i processi causa-effetto e tutto ciò che viene spiegato razionalmente, che trova una spiegazione razionale, per noi quadra, tutto ciò che invece non quadra a livello razionale ci spaventa. Quindi sicuramente questo è... spaventa, se tu mi permetti aggiungo, è il concetto di analogia e non di relazione causa-effetto, ma l'analogia, ossia un evento accaduto nel passato che se non è risolto riemerge praticamente nel presente, anche a distanza di anni, ecco, e te lo ritrovi dentro di te a tua insaputa, chiamato demarcatore. Questo è il punto. Quindi se mi chiedete che cos'è il demarcatore, è un recettore ipnotico che nasce dai problemi del passato che sono rimasti irrisolti, non risolti in sostanza. E lo dice subito l'inconscio di Domenico, visto che Domenico, lo ringraziamo, ci ha permesso di poter manifestare la situazione. Cosa trova il pleni? Cosa ci porta il pleni di Domenico? Ci porta papà e mamma in prima istanza. Quindi il codice etico con eccellenza, la relazione conflittuale tra papà e mamma, e poi presenta nell'esperienza dominante l'oggetto di desiderio frustrato. Questo è il punto. Frustrante, per esempio, preciso, ossia che non appagherà mai le proprie esigenze. Quindi il demarcatore ipnotico possiamo parlare che è la voce della coscienza. E questo demarcatore ipnotico ha uno scopo ben preciso, quello di trasformare il sentimento e il risentimento in rammarico e dispiacere. Noi dobbiamo fare in modo di non essere mai colpiti da rammarico e dispiaceri per come sono andate le cose nel passato, rispetto a come noi avremmo voluto che andassero, perché questi rammarichi e dispiaceri sono cibo energetico dei nostri demarcatori, i quali praticamente ti spingono a relazioni contrappositive non empatiche, in sostanza. Domenico dovrebbe essere in relazione empatica con l'antagonista, e invece che cosa fa? Falsamente il demarcatore lo porta a una relazione non empatica tra lui e l'oggetto di desiderio, che in realtà l'oggetto di desiderio non è la causa del suo problema, ma è l'effetto. L'oggetto di desiderio è l'effetto, non la causa del suo problema. E il giochetto del meccanismo di difesa è proprio quello di sostituire la causa con l'effetto. E c'è sempre questa stretta relazione tra causa e effetto. Ecco, nel senso che il meccanismo di ti porta a vedere l'effetto come causa e la causa come effetto, capisci? E quindi che cosa succede? Succede che non hai più la possibilità di governare e gestire l'equilibrio e l'armonia della tua vita e cadi in quello che si chiama comunemente aberrazione, stato di sofferenza e di dolore. Per cose di cui non sei in grado di definirne la relazione di causa-effetto, perché è un inganno. Quindi noi ritorniamo all'antagonista e non è più un inganno in sostanza. L'osservatore si mette in sarebbe Domenico in questo caso, si mette in relazione con l'antagonista. Quindi Domenico, sempre in relazione con l'antagonista, ricordati, mai più fare relazioni contrappositive con oggetto di desiderio, perché in questo caso, in funzione della tua natura, destra in avanti, quindi natura che manifesta l'antagonista come punto di riferimento, tu non puoi avere come esperienza dominante un soggetto di sesso diverso dall'antagonista, perché in quel caso entri in aberrazione e quindi il demarcatore ti spinge al male, al fallimento, alla sofferenza. Ecco il punto per cui ho precisato la premessa che ho fatto all'inizio. Bene, ti saluto Francesca, ci vediamo presto. Grazie Stefano. Saluto tutti quanti i nostri allievi. E, cara Arianna, che appuntamenti diamo adesso? Allora. Come ci gestiamo per questo mese di agosto? Vogliamo lasciare i nostri allievi tutti da soli oppure facciamo qualcosa? Assolutamente no. Avrete visto, vi invito a visitare la pagina Facebook sia di UPDA che di Stefano Benemeglio per vedere tutti gli eventi che abbiamo programmato
per questa estate, un'estate che abbiamo chiamato Revolutionary Road, come diceva Francesca, per questo nuovo modo di vedere e intendere la nostra, di rivedere la nostra vita. Ci sono dei seminari molto interessanti su varie tematiche, sul benessere, l'autorealizzazione, sulla famiglia, sulle relazioni, insomma vi invito a visitare il link che abbiamo condiviso. Bene, questo è importante. Io faccio un bel grande ringraziamento sia ad Ariane sia a Francesca, e non solo praticamente, sia ai due pilastri fondamentali, alla Samuela e alla Giusy, in sostanza, affinché tutto possa essere in pace e in conformità alla vita, perché noi dobbiamo sempre crescere e non fare relazioni contrappositive, non empatiche. Buon augurio che faccio a tutti quanti voi. A presto, signori, a tutti quanti gli allievi. Grazie, Stefano. Anche dal 10 di agosto saremo presenti. Grazie.